soggetti di 3 anni sulla distanza del miglio e il sottoclù sono in 7. Dallo steccato Faramir AS, Fantasia, Follia B, Falcons, Frank Dino, Fiona Jet e Forum YSL. Parte un po' arretrata Fiona Jet, parte lanciato Faramir AS, a rete Follia B e Frank Dino. Partenza a tutto con Faramir AS che precede Follia B, 2 alle prese, la rottura di Frank Dino. Continuano in dibattito aperto i due. Prima piegata, Faramir AS rientra completamente a Follia B che è costretta a ritrarsi in seconda posizione. C'è stato l'errore nelle retrovie di Fiona Jet, oltre che quello di Frank Dino. Primo quarto ultimato in 28 e 1, a media di 1, 13 e 3, Faramir AS. Leader su Follia B, più dietro Fantasia, precede Falcons, chiude Forum YSL che adesso comincia a risalire davanti il battistrada Faramir AS, percorre i 643,4, adesso riduce il ritmo con una frazione in 16 e mezzo, metà percorso in 59,2. Faramir AS, Follia B con ai lati Forum YSL, chiudono Fantasia e Falcons. Si arriva così al completamento del chilometro, percorso in 1,14,2, 15 secchi di ultima frazione. Comincia ad accelerare Faramir AS sotto la spinta di Forum YSL, i due seguiti da Follia B. Si arriva ai 3 quarti di miglio, percorsi in 1,28,5. Ultimo paletto in 14,3. Faramir AS sta entrando in vantaggio in retta d'arrivo, sempre incalzato da Forum YSL e seguito da Follia B. Retta d'arrivo, Faramir AS attaccato da Forum YSL, poi Follia B ci prova Forum YSL, va sul leader che si difende egregiamente. Faramir AS, Forum YSL, terzo posto per Follia B. 1,58 scarsi, 1,57,6 il totale, doppio per la Scuderia Santese. In questo caso il training di Matteo Orlando e la guida di Vincenzo Longo per questo figlio di Muscle Mass e Highland Image che è andato davanti, ha imposto ritmo discreto, 600 notevoli in 43,3, un rallentamento intermedio e poi valida chiusa, 800 finali in 58,7 per Faramir AS e Vincenzo Longo, Matteo Orlando al training.